Siamo con la dottoressa Marletta, presidente dell'Associazione Italiana Assimizzati, alla conferenza nazionale sui dispositivi medici. Ecco, nel corso del suo intervento si è soffermata sui rischi per i pazienti in caso di fallimento di queste aziende. Oggi nella conferenza nazionale di dispositivi medici ho parlato dei messaggi che mi sono stati inviati sia dai malati che dalle aziende. I malati sono terrorizzati dal fatto che le aziende di dispositivi medici possano fallire e a seguito di un fallimento che potrebbe accadere sia per il payback ma anche a causa dei costi del nuovo regolamento sui dispositivi medici potrebbero venire a mancare i dispositivi medici e dunque la carenza potrebbe creare problemi sui dispositivi che per il paziente sono uno strumento per il miglioramento della qualità della vita ma anche per la vita stessa. Dal lato delle aziende ho ricevuto altrettanti messaggi di allarme perché le aziende sono preoccupate dalla situazione del governo che si è impegnato profondamente, quindi un governo sensibile che ha impegnato più di 1 miliardo di euro per il payback e questo è un buon risultato, ha messo in fondo, ma il problema è che il superamento del payback rappresenta lo strumento necessario per le aziende perché la paura delle aziende è che il governo non creda che veramente ci fosse un fallimento. E dietro il fallimento c'è il problema dei malati, ma anche il problema dell'azienda, si parla di 110.000 licenziamenti dietro un fallimento. Questo vuol dire in maniera generale che la sostenibilità del sistema sanitario nazionale passa sia per la spesa sanitaria che purtroppo in Italia è al terz'ultimo posto e quindi il superamento del payback è legato ai tetti, ma il tetto dovrebbe essere innalzato per poter superare il payback. In questo momento una norma transitoria nata nel 2015 e con una difficoltà di applicazione legata alla difficoltà di avere, di paragonare il farmaco al dispositivo medico, vede un mondo che funziona praticamente solo sulle gare l'azienda si trova di fronte a gare a ribasso, a scontistiche, quindi la problematica va ancora a sensibilizzazione, deve essere sensibilizzato il governo a comprendere che una nuova governance è necessario disinvestire sulle tecnologie che non hanno valore, investire su quelle che hanno valore, individuare processi di programmazione e governance nuovi nei quali l'HTA sia la materia principale del procurement e nelle quali il futuro sia fatto di parole come appropriatezza, disinvestimento di ciò che non vale e investimento in base ai bisogni del Servizio Sanitario Nazionale su ciò che vale. Questo perché comunque i tetti di spesa sono un problema che difficilmente verrà superato, quest'anno già si potrebbe sforare nel 2023 quindi il tetto dovrebbe essere ripagato. Questo significa anche che i malati potrebbero avere delle conseguenze dall'ulteriore pagamento necessario, ritenuto necessario per sanare il buco di bilancio che quindi deve essere comunque sanato in vista di un futuro definanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e la conseguenza ricade sui cittadini, sui malati e su per coloro che girano intorno a tutto il Servizio Sanitario Nazionale. Quindi dobbiamo curarci una sensibilizzazione su questo per far sì che l'intero sistema possa essere ancora una volta sostenibile, altrimenti l'innovazione veramente la possiamo dimenticare. L'attrattività da parte dell'Italia sul settore della salute può diventare veramente fanalino di coda dei paesi europei perché è al terz'ultimo posto della spesa. Thank you.